Con Luigi Russo qui a fare i conti con l'ambiente. Ecco, abbiamo fatto questa esperienza del walk show. Gli altri anni eravamo seduti, quest'anno ci siamo mossi sul territorio. Ti è piaciuto? Cosa ne pensi? Sì, una belle novità piacciono, per cui soprattutto quando le novità sono interessanti come queste. È un bel modo di passeggiare raccontandosi delle cose interessanti, in questo caso legato all'ambiente. Non è detto che anche al Ferrara Baskers Festival non si adotti qualche iniziativa come questa, anche perché poi è piacevole camminare non solo tra un convegno, un meeting e l'altro, ma anche in una città così molto accogliente, bella, ricca di patrimonio come Ravenna. Certo. Baskers, ecco, c'è stato Baskers, parlaci dell'esperienza, come sta andando? Baskers funziona bene, sentiamo le notizie. Noi ci eravamo incontrati 2 anni fa, dall'inizio del progetto Eco Festival, sta andando molto bene, stiamo ricevendo delle soddisfazioni, soprattutto per quello che abbiamo realizzato dei nostri obiettivi, tanto per dirti abbiamo ridotto quasi del 60% la raccolta indifferenziata, vuol dire che non solo stiamo, come dire, valorizzando una grossa parte dei rifiuti, certo, prodotti, ma che anche la città si presenta diversa, perché quella raccolta indifferenziata sono i cestini, ma anche la pavimentazione, la spazzatura, quindi certo. Abbiamo ridotto l'utilizzo della carta del 50%, ne 16 quintali nel giro di 3 anni, e oltretutto questa riduzione della carta ci ha impegnato in un processo di dematerializzazione sia delle procedure organizzative che della promozione. E è stato anche un driver di un processo di innovamento della, certo, struttura organizzativa, perché ci ha impegnato di più, abbiamo accelerato il nostro rapporto con i social network, certo, abbiamo digitalizzato anche semplicemente l'attività la richiesta di partecipazione del festival che fanno gli artisti. Una volta ci arrivavano plichi su plichi di carta, di DVD che dovevi mettere da qualche parte, adesso si fanno degli upload, sono, certo, fantastici. Quindi niente, anche la certificazione è importante, ci impegna. Siamo certificati tra i primi 20 di cultura ISO 20121 in Italia, e questo, oltre a essere un riconoscimento del nostro impegno, ci permette anche di dare uno sguardo più attento e consapevole alla nostra organizzazione, ai nostri processi organizzativi, e questo è molto interessante. Poi insieme all'amico Emanuele, che avete sentito prima, certo, abbiamo avuto un riconoscimento nazionale, abbiamo insigniti del premio Cultura in Verde, il premio che abbiamo preso insieme, e quindi si è creata anche una relazione molto bella che vogliamo che dia risultati e che crei anche degli ulteriori, che non rimanga lì, che coinvolga altre persone, altri festival, altri eventi. Grazie Luigi Russo.